Il vice ministro degli affari esteri e alla cooperazione internazionale, l'esponente di Fratelli d'Italia, Edmondo Cirielli, ha fatto tappa a Campomarino per sostenere la candidatura a presidente della regione di Francesco Roberti. Occasione utile per fare il punto su vari temi, dalla sanità alle infrastrutture al turismo. La sanità vive un momento complesso come tutta la sanità del Sud. Bisogna riconoscere, abbiamo avuto anche, a prescindere dal Molise, una classe complessiva che non ha saputo cogliere bene le occasioni di sviluppo nel settore sanitario. È evidente che ci vuole un intervento del governo, un intervento anche di tipo finanziario. Il tema vero di regioni interne e comunque marginali sul piano geografico come quelle meridionali è quello delle infrastrutture, quindi il governo deve intervenire massicciamente per dare maggiori infrastrutture materiali e immateriali. Credo che il Molise possa avere uno sviluppo importante, ha un mare straordinario, anche sul piano turistico può fare molto di più, sul piano delle tradizioni agroalimentari ha grandi capacità. Siamo certi che il futuro presidente, siamo anche convinti che sarà quello di centrodestra, sarà in grado di metterle in campo. Da Cirielli arriva anche un ricordo di Silvio Berlusconi, fondatore del centrodestra moderno, dice Cirielli, e grande protagonista della scena internazionale. Che è stata una persona straordinaria, innanzitutto dotato di grande umanità per quello che mi riguarda. Poi è stato un grande leader politico, ecco, si può non condividere le sue idee, ci mancherebbe, io le ho condivise in una parte importante della mia vita e lui ha fondato il centrodestra moderno e ha avuto anche l'intelligenza, l'onestà intellettuale a un certo punto di cedere la leadership a Giorgia Meloni, insomma, per rispetto all'elettorato, non è da tutti, ma ecco, al di là della politica credo che sia una persona che abbia segnato la nostra epoca, è stato un grande attore di politica internazionale, grazie a lui si era creato un clima di distensione tra NATO e Russia incredibile che poi negli anni successivi è stato certamente sciupato dalle amministrazioni democratiche a guida Obama. Per Francesco Roberti prosegue la campagna elettorale tra la gente, come tiene a sottolineare l'aspirante presidente. Questo è il nostro modo di fare politica, quello di stare innanzitutto a contatto con i cittadini, ascoltare, portare a conoscenza le nostre proposte, quali saranno i nostri programmi elettorali e girare con i candidati per fare una campagna elettorale come era abitudine buona e sana, cioè quello di stare in mezzo alla gente. Solo pochi giorni fa la telefonata di Silvio Berlusconi a Roberti, un incoraggiamento per la sua campagna elettorale, che oggi resta un lascito per il futuro, anche da Roberti un ricordo. Il pensiero è soprattutto rivolto al mio carissimo presidente Silvio Berlusconi, che 7 giorni fa, nonostante le sue difficoltà fisiche, mi ha fatto una telefonata che in qualche maniera mi ha dato l'impulso a continuare, a lavorare, così come era lui, una persona instancabile, ma sempre attenta ad ogni cosa, quindi soprattutto a lui va da parte nostra il cordoglio alla famiglia, la vicinanza alla famiglia e un bellissimo ricordo da portarci dentro.